le campane della chiesa di Sant'Anna, le persone in fila per prendere un fiore per ripropicare quella commozione che si legge nello sguardo di chi vorrebbe rispondere al microfono del TG8 ma che preferisce parlare a videocamera spenta. Sono tanti ricordi, come le sfumature dei petali che offrono una cornice comune al Ponte dei Morti. C'è chi dice che sì, sono passati 37 anni dalla scomparsa del mio papà che mi ha chiesto la mano prima di andare via, ma il dolore è sempre lo stesso. Ciclamini, perché mamma non amava i garofani né i crisantemi, dice un'altra signora. Rose colorate, sussurra senza fermare una donna giovane, lo rimproveravo sempre, mio marito che dimenticava di regalarmele nel giorno dell'anniversario. I fiori sembrano rafforzare quelle presenze che restano pur sempre come se fossero sospese a mezz'aria, perché nulla può chiudere un rapporto d'amore, il loro linguaggio risulta prezioso, continua a sistemare la tomba, ma lascia il suo pensiero il signore che racconta della sorella scomparsa durante il Covid. Poco importa cosa costa un fiore, intanto nella città di Chieti pare che i prezzi siano rimasti uguali allo scorso anno. Crisantemi grandi a 1 euro, piantina a 3 come la callune, ciclamini a 2 euro. Il prezzo più alto è quello delle orchidee a 12 euro. Precisano molti clienti abituali che comunque si tratta di prezzi di acquisto fuori dai negozi. Tantissime le visite questa mattina al cimitero di Sant'Anna. È un servizio che sta andando per il meglio, nel senso che l'affluenza c'è, è notevole, però riusciamo a gestirla abbastanza bene. C'è un servizio navetta all'interno del cimitero per i soggetti ovviamente con disabilità, e le pattuglie sono dislocate sul territorio, negli ingressi, e quindi monitoriamo, diciamo, la strada e il traffico in questa zona.